Zrodziliśmy się bez sprawy i pomrzemy bez rutyny. Choćbyśmy uczniami byli najtępszymi w szkole świata, nie będziemy repetować żadnej zimy ani lata. Żaden dzień się nie powtórzy, nie ma dwóch podobnych nocy, dwóch tych samych pocałunków, dwóch jednakich spojrzeń w oczy. Wczoraj, kiedy twoje imię ktoś wymówił przy mnie głośno, tak mi było, jakby róża przez otwarte wpadła okno. Dziś, kiedy jesteśmy razem, odwróciłam twarz ku ścianie. Róża? Jak wygląda róża? Czy to kwiat, a może kamień? Czemu ty się zła godzina z niepotrzebnym mieszasz lękiem? Jesteś, a więc musisz minąć. Miniesz, a więc to jest piękne. Uśmiechnięci, półobjęci, spróbujemy szukać zgody, choć różnimy się od siebie jak dwie krople czystej wody. C'è una cosa però che devo dire, perché va detta. Questa poesia l'ho trovata in un video su YouTube, molto banalmente, l'ho scaricata, poi gliel'ho fatta sentire, io ovviamente non sono polacco, ma neanche lei, e lei sentendo che mi ha detto, ma mi pare che sia questa. E la trovate immediatamente sul libro in italiano. Penso che sia del traduttore. È un bellissimo traduttore, Marchesani. Nulla due volte. Nulla due volte accade né accadrà. Per tal ragione si nasce senza esperienza, si muore senza assuefazione. Anche agli alunni più ottusi della scuola del pianeta di ripetere non è dato le stagioni del passato. Non c'è giorno che ritorni, non due notti uguali, né due baci somiglianti, né due sguardi tali e quali. Ieri, quando il tuo nome qualcuno ha pronunciato, mi è parso che una rosa sbocciasse sul selciato. Oggi, che stiamo insieme, ho rivolto gli occhi altrove. Una rosa? Ma che cos'è? Forse pietra o forse fiore? Perché tu, malvagia ora, dai paura e incertezza? Ci sei, perciò devi passare. Passerai e qui sta la bellezza. Cercheremo un'armonia, sorridenti, fra le braccia, anche se siamo diversi, come due gocce d'acqua. Ne leggo qualcuna.
Notorietà. Eccoci qui distesi, nudi amanti, belli per noi, ed è quanto basta. Solo di foglie, di palpebre coperti, sprofondati nella notte vasta. Ma già sanno di noi, già sanno queste spoglie pareti, queste tende, ombre sagaci sulle sedie stanno, e il tacere del tavolo è eloquente. E sanno i bicchieri, perché sul fondo il tè avanzato si raffredda. Sui, ormai, non può certo fare conto che questa notte qualcuno lo legga. E gli uccelli? Non illuderti per niente. Ieri li ho visti scrivere volando con arroganza e apertamente quel nome con cui ti sto chiamando. E gli alberi? Qual è il significato del loro incessante bisbigliare? Dici, il vento forse ne ha informato. Ma di noi, come ha potuto sapere? Dalla finestra è entrata una falena e con le sue ali piccole e pelose atterra e decolla di gran lena, fruscia sul nostro capo senza posa. Forse l'insetto meglio di noi è dotato di vista acuta e vede più in là? Io non ho intuito, né tu hai indovinato, che i cuori splendono nell'oscurità. Accanto a un bicchiere di vino. Con uno sguardo mi ha reso più bella e io questa bellezza l'ho fatta mia. Felice ho inghiottito una stella. Ho lasciato che mi immaginasse a somiglianza del mio riflesso nei suoi occhi. Io ballo nel battito di ali improvvise. Il tavolo è tavolo, il vino è vino nel bicchiere che è un bicchiere e sta lì, dritto sul tavolo. Io invece sono immaginaria, incredibilmente immaginaria, immaginaria fino al midollo. Gli parlo di tutto ciò che vuole, delle formiche morenti d'amore sotto la costellazione del soffione. Gli giuro che una rosa bianca, se viene spruzzata di vino, canta. Mi metto a ridere, inclino il capo con prudenza, come per controllare un'invenzione, e ballo, ballo nella pelle stupita, nell'abbraccio che mi crea. Eva dalla costola, Venere dall'onda, Minerva dalla testa di Giove erano più reali. Quando lui non mi guarda, cerco la mia immagine sul muro e vedo solo un chiodo, senza quadro. Una piccolina che è adatta, adatta all'atmosfera, serata d'autore. O musa, essere un pugile o non essere affatto. Ci hai lesinato un pubblico in tumulto. Ci sono 12 persone ad ascoltare. È tempo ormai di cominciare. Metà è venuta perché piove. Gli altri sono parenti o musa. Le donne sverrebbero liete in questa serata, non qui però, ma solo a un match di pugilato. Le scene dantesche sono soltanto lì e le ascese in cielo o musa. Non essere un pugile, essere un poeta, avere una condanna ai valeri forzati, in mancanza di muscoli, mostrare al mondo poesioli da leggersi a scuola, tutt'al più o musa, o Pegaso, Angelo Equino. In prima fila un vecchietto dolcemente sogna che la moglie buonanima, risorta, gli sta per cuocere la crostata di prugne. Con calore, ma non troppo, che il dolce non si bruci. Cominciamo a leggere, o musa. Allora passiamo adesso, faremo un po' di i pezzi alternati polacco-portoghese. Passiamo allora a Pessoa, le prime due poesie, beh anch'io potrei dire di Pessoa, ovviamente è intimamente portoghese, è vissuto un po' prima della Zimbolca e un po' meno soprattutto perché è nato nel 1888. È morto nel 35, quindi ha vissuto 47 anni, in Bosca è vissuta intimamente portoghese, anche se in realtà ha passato buona parte di giovinezza in Sudafrica, per questioni familiari, la madre che si era risposata con un funzionario portoghese in Sudafrica, e lui poi comunque abbastanza giovane è tornato definitivamente in Portogallo lasciando la famiglia in Sudafrica e poi ha vissuto sempre in Portogallo.
lavorando saltuariamente, un po' precario anche lì, e riuscendo comunque a dedicarsi prevalentemente allo scrivere poesie. Intimamente portoghese, ma una cosa che mi sembra non si trovi tanto nel suo poesia è il paesaggio. Il luogo è sempre un luogo indefinito, anche quando viene descritto nei dettagli. La cosa che mi colpisce in lui è molto la fusione fra concreto, astratto, percepito, non percepito, ma credo che partire con la lettura di un po' di poesie è la cosa migliore, perché non siamo qui per fare una lezione critica, non saremmo assolutamente capaci di fare. Ma nessuno di noi. E poi sono noioso. Più che altro vuole essere un invito alla lettura, perché soprattutto per la Sliborska, no, Pessoa alcune poesie leggeva alcune parti, perché Pessoa ha scritto anche poesie che sono poemetti lunghi 24, 25, 26 pagine, è impossibile leggerli tutti in una serata così, però si possono fare degli assaggi significativi che sono anche un invito poi magari a leggerli tutti. Partiamo allora con la prima poesia, che invece è una breve poesia che non ha titolo, ma il primo verso è O pena delle stelle. La leggi prima tu, Tenho dó das estrelas, luzindo há tanto tempo, há tanto tempo. Tenho dó delas. Não haverá um cansaço das coisas, todas as coisas, como das pernas ou de um braço? Um cansaço de existir, de ser, só de ser, o ser triste, brilhar ou sorrir. Não haverá, enfim, para as coisas que são, não a morte, mas sim outra espécie de fim, ou uma grande razão, qualquer coisa assim, como um perdão? O pena delle stelle che brillano da tanto tempo, da tanto tempo, o pena di loro. Non ci sarà una stanchezza delle cose, di tutte le cose, come delle gambe o di un braccio, una stanchezza di esistere, di essere, solo di essere, l'essere triste lume o sorriso. Non ci sarà dunque per le cose che sono non la morte, bensì un'altra specie di fine, o una grande ragione, qualcosa così, come un perdono. Adesso la cosa che dicevo prima, la seconda cosa che leggiamo di Pessoa è una parte dell'Ode Marittima. L'Ode Marittima lo possiamo definire un poemetto, sono in questo libro sono 26 pagine, quindi solo abbiamo scelto un pezzo. Lui ne leggerà in portoghese una parte, io una parte un po' più lunga, perché abbiamo pensato che l'assaggio in portoghese va bene, una lunga lettura in portoghese probabilmente potrebbe non avere molto, molto, molta ricezione. Se vuoi leggere per suo in polacco. Facendo letto. Vai tu, adesso da parte della Ode Marittima. Ragazzi, questo è importante, per suo, come penso voi tutti sappiate, aveva numerosi eteronimi, fondamentalmente quattro. Queste prime poesie che leggiamo sono dell'eteronimo Álvaro de Campos, questa qua personalità. Sono quattro: Álvaro de Campos, Roberto Caerno, Riccardo Hess e Soares, non mi ricordo mai il nome. Questi quattro. Io nella scelta ho privilegiato un po' Álvaro de Campos per motivi assolutamente miei, d'altronde tutte le serate hanno qualcosa di personale perché mi ci trovo di più. Però leggiamo anche una di Riccardo Reis. Questo era un ingegnere navale, peraltro. Sì, molto bello. O fugas continuas, idas, ebriedade do diverso, alma eterna dos navegadores e das navegações, cascos refletidos devagar nas águas, quando o navio larga do porto. Flutuar como alma da vida, partir como voz, viver momento tremulante sobre águas eternas, acordar para dias mais diretos que os dias da Europa, ver portos misteriosos sobre a solidão do mar, virar cabos longínquos para súbitas vastas paisagens, por inumeráveis encostas atónitas. Ah, as praias longínquas, os cais vistos de longe, e depois as praias próximas, os cais vistos de perto,
o mistério de cada ida e de cada chegada, a dolorosa instabilidade e incompreensibilidade deste impossível universo, a cada hora marítima mais na própria pele sentido, o soluço absurdo que as nossas almas derramam sobre as extensões de mares diferentes com ilhas ao longe, sobre as ilhas longínquas das costas deixadas passar, sobre o crescer nítido dos portos com as suas casas e a sua gente, para o navio que se aproxima. Oh, fughe continue, partenze, ebbrezze del diverso, anima eterna dei naviganti e delle navigazioni, scafi riflessi lentamente nelle acque quando la nave salpa dal porto, fluttuare come anima della vita, partire come voce, vivere il momento tremulamente sopra acque eterne, destarsi a giorni più diretti dei giorni d'Europa, vedere porti misteriosi sulla solitudine del mare, doppiare capi lontani che si spalancano su vasti paesaggi, lungo innumerevoli coste attonite. Ah, le spiagge remote, i moli visti da lontano, e poi le spiagge prossime, i moli visti da vicino. Il mistero di ogni partenza e di ogni arrivo, la dolorosa instabilità e l'incomprensibilità di questo impossibile universo, sentito a ogni ora marittima sempre più sulla pelle. Il singhiozzo assurdo che le nostre anime spandono sulle distese di mari diversi, con isole in lontananza, sulle isole lontane dalle coste lasciate a poppa, sul crescere nitido dei porti con le case e la gente verso la nave che si avvicina. Ah, la freschezza dei mattini in cui si arriva e il pallore dei mattini in cui si parte, quando le nostre viscere si contraggono e una vaga sensazione simile alla paura, la paura ancestrale di allontanarsi e di partire, il misterioso timore ancestrale dell'arrivo del nuovo ci aggriccia la pelle e ci tormenta, e tutto il nostro corpo angosciato sente, come se fosse la nostra anima, un inesplicabile desiderio di poterlo sentire altrimenti, una nostalgia di qualche cosa, un'inquietudine di affetti per quale vaga patria, per quale costa, per quale nave, per quale molo. Sente che un malore coglie il nostro pensiero e resta solo un grande vuoto dentro di noi, una vacua sazietà di minuti marittimi, un'ansietà vaga che sarebbe tedio o dolore se soltanto sapesse come esserlo. Ed erronea fede, ieri che ha lasciato dolore, quello che ha lasciato allegria, solo perché è stato ed è volato, e oggi è già un altro giorno. Questa è un'altra ode piuttosto lunga, si intitola Il passaggio delle ore. Una delle prime cose che lessi in vita mia di Pessoa mi colpì molto e mi attrasse verso questo autore, quindi l'amo particolarmente. Perché
leggevo di questo l'inizio, dell'altro non era l'inizio, all'interno, questo invece è l'inizio. Passaggio delle ore. Porto dentro il mio cuore, come in uno scrigno troppo pieno per chiudersi, tutti i luoghi dove sono stato, tutti i porti a cui sono arrivato, tutti i paesaggi che ho visto da finestre o da oblò, o da casseri, sognando. E tutto questo, che è molto e poco per quello che voglio. L'entrata di Singapore, mattino che sale, colore verde, il corallo delle Maldive, in torrido trascorrere, Macao a luna di notte, mi sveglio all'improvviso, Yatlo-gi, e quello mi suona dal fondo di un'altra realtà. La statura quasi nordafricana di Zanzibar al sole, Dar el Salaam, l'uscita è difficile, Maijunga, Noshibe, verdure del Madagascar, tempesta nei pressi del Guardafui, e il Capo di Buona Speranza, nitido al sole dell'alba, e Città del Capo, con la montagna della tavola sullo sfondo. Ho viaggiato per più terre di quelle che ho toccato, ho visto più paesaggi di quelli su cui ho posato gli occhi, ho provato più sensazioni di tutte le sensazioni che ho sentito, perché per quanto sentissi mi è sempre mancato qualcosa da sentire, e la vita sempre mi duolse, fu sempre poco e io infelice. In certi momenti della giornata ricordo tutto questo e ne ho terrore. Penso a che cosa mi resterà di questa vita a frammenti, di questo auge, di questa strada a tutta curve, di questa automobile lungo il ciglio, di questa indicazione, di questa turbolenza tranquilla di sensazioni discordi, di questa trasfusione, di questa insussistenza, di questa convergenza iridata, questa inquietudine in fondo a ogni bicchiere, di questa angustia in fondo a ogni piacere, di questa sazietà anticipata sul manico di ogni tazza, di questo fastidioso gioco a carte tra il Capo di Buona Speranza e le Canarie. Non so se la vita è poco o è troppo per me, non so se sento troppo o troppo poco, non so se mi manca scrupolo spirituale, punto d'appoggio dell'intelligenza, consanguineità col mistero delle cose, scossa ai contatti, sangue sotto i colpi, sussulto ai rumori, o se per questo c'è un altro significato, più comodo e felice. Sia come sia, era meglio non essere nato, perché con tutto l'interesse che hai in ogni momento, la vita arriva a dolere, a nauseare, a tagliare, a radere, a stridere, a dar voglia di gridare, di saltare, di restare per terra, di uscire fuori da tutte le case, da tutte le logiche, da tutte le pensiline, e andare a essere selvaggi verso la morte, fra alberi di dimenticanze, fra cadute e pericoli e mancanze di domani. E tutto ciò dovrebbe essere qualche altra cosa, più simile a ciò che penso, a ciò che io penso o sento, che non so neppure cosa sia, vita. Torniamo alla Simbosca. Sì, io posso dire che la Simbosca delle poetesse che io conosco è quella che preferisco in assoluto. La preferisco proprio perché ha questo modo di mettere in contatto la quotidianità con l'assoluto, cioè lei trova lo stupore e la meraviglia nella vita ordinaria, e questo lo sa dire con ironia e leggerezza. Quindi questo libro qui, proprio secondo me in 3 giorni si legge tranquillamente. Possiamo cominciare a leggere poesie con una poesia che legge Alessandra e poi vado avanti io. A ogni caso. Poteva accadere, doveva accadere. È accaduto prima, dopo,
vicino, più lontano. È accaduto non a te. Ti sei salvato perché eri il primo. Ti sei salvato perché eri l'ultimo. Perché da solo. Perché la gente. Perché a sinistra. Perché a destra. Perché la pioggia. Perché un'ombra. Perché splendeva il sole. Per fortuna c'era un bosco. Per fortuna non c'erano alberi. Per fortuna una rotaia, un gancio, una trave, un freno, un telaio, una curva, un millimetro, un secondo. Per fortuna sull'acqua galleggiava un rasoio. In seguito a, poiché, eppure, malgrado, che sarebbe accaduto se una mano, una gamba, a un passo, a un pelo, da una coincidenza. Dunque ci sei, dritto, dall'attimo, ancora socchiuso. La rete aveva solo un buco e tu, proprio da lì, non c'è fine al mio stupore, al mio tacerlo. Ascolta come mi batte forte il tuo cuore. Sono troppo vicina perché mi sogni. Non volo su di lui, non fuggo da lui sotto le radici degli alberi. Troppo vicina. Non con la mia voce canta il pesce nella rete, non dal mio dito rotola l'anello. Sono troppo vicina. Una grande casa brucia senza che io chiami aiuto. Troppo vicina perché la campana suoni appesa al mio capello. Troppo vicina per entrare come un ospite dinanzi a cui si scostano i muri. Mai più morirò così leggera, così fuori dal corpo, così ignara come un tempo nel suo sogno. Troppo, troppo vicina. Sento il sibilo e vedo la squama lucente di questa parola, immobile nell'abbraccio. Lui dorme, più accessibile ora, alla cassiera d'un circo con un leone, vista una sola volta, che non a me distesa al suo fianco. Per lei, ora cresce dentro di lui la valle con foglie rossicce, chiusa da un monte innevato nell'aria azzurra. Io sono troppo vicina per cadergli dal cielo. Il mio grido potrebbe solo svegliarlo. Povera, limitata alla mia forma, ed ero betulla, ed ero lucertola, e uscivo dal passato e dal broccato cangiando i colori delle pelli, e possedevo il dono di sparire agli occhi stupiti, ricchezza delle ricchezze. Vicina, sono troppo vicina perché mi sogni. Tolgo da sotto il suo capo un braccio, intorpidito, uno sciame di spilli. Sulla capocchia di ciascuno sono seduti, da contare, angeli caduti. La gioia di scrivere. Dove corre questa cerva scritta in un bosco scritto, ad abbeverarsi a un'acqua scritta che riflette il suo musetto come carta carbone? Perché alza la testa? Sente forse qualcosa? Poggiata su esili zampe, prese in prestito dalla verità, da sotto le mie dita rizza le orecchie. Silenzio. Anche questa parola fruscia sulla carta e scosta i rami generati dalla parola bosco. Sopra il foglio bianco si preparano al balzo lettere che possono mettersi male, un assedio di frasi che non lasceranno scampo. In una goccia d'inchiostro c'è una buona scorta di cacciatori con l'occhio al mirino, pronti a correre giù per la ripida penna, a circondare la cerva, a puntare. Dimenticano che la vita non è qui. Altre leggi, nero su bianco, dicono qui. Un batter d'occhio durerà quanto dico io.
si lascerà dividere in piccole eternità piene di pallottole fermate in volo. Non una cosa verrà qui se non voglio. Senza il mio assenso non cadrà foglia, né si piegherà stelo sotto il punto del piccolo zoccolo. C'è dunque un mondo di cui reggo le sorti sorprendenti, un tempo che leggo con catene di segni, un esistere al mio comando incessante. La gioia di scrivere, il potere di perpetuare, la vendetta di una mano mortale. La stazione. Il mio non arrivo alla città di N è avvenuto puntualmente. Sei stato avvertito con una lettera non spedita. Hai fatto in tempo a non venire all'ora prevista. Il treno è arrivato sul terzo binario, è scesa molta gente. La mia persona, assente, si è avviata all'uscita tra la folla. Alcune donne mi hanno sostituito frettolosamente in quella fretta. A una è corso incontro qualcuno che non conoscevo, ma lei lo ha riconosciuto immediatamente. Si sono scambiati un bacio non nostro. Intanto si è perduta una valigia non mia. La stazione della città di N ha superato bene la prova di esistenza oggettiva. L'insieme restava al suo posto, i particolari si muovevano sui binari designati. È avvenuto perfino l'incontro fissato, fuori dalla portata della nostra presenza, nel paradiso perduto della probabilità. Altrove, come risuona questa parolina? Una via l'altra, le onde che si incalzano, avvolgono il loro verde movimento e la bianca schiuma crepita sul bruno delle spiagge. Una via l'altra, le indolenti nuvole lacerano il loro tondo movimento, il sole scalda lo spazio dell'aria tra le nubi rade. Indifferente a me e io a lei, la natura in questo giorno calmo poco ruba al mio senso dello svanire del tempo. Solo una vaga pena inconseguente indugia un poco alla porta del mio animo e dopo avermi un attimo fissato passa, sorridendo di niente. La seconda. Non voglio ricordare né conoscermi. Siamo troppi. Se guardiamo chi siamo, ignorare che viviamo compie abbastanza la vita. Tanto quanto viviamo, vive l'ora in cui viviamo, ugualmente morta quando passa con noi, che con lei passiamo. Se saperlo non serve a saperlo, poiché senza potere a che vale conoscerci. Miglior vita è la vita che dura senza misurarsi. E leggiamo una cosa brevissima di Alberto Caeiro, ovviamente parliamo sempre dello stesso autore, ma lui era piuttosto. Alberto Caeiro è un po' più scettico. È un sofista, una specie di... Il verde del cielo azzurro prima che nasca il sole e l'azzurro bianco dell'occidente dove il brillare del sole è svanito.
i colori veri delle cose che vedono gli occhi. Il chiaro di luna non bianco, ma grigio, lievemente azzurrognolo. Mi contenta vedere con gli occhi e non con le pagine lette. Ecco, c'è un'altra parte di questa Ode, il passaggio delle ore, che sembra essere come aggiunta in un secondo tempo, perché ho cercato nell'apparato critico dei problemi, in un libro c'è, in un altro libro non c'è, quindi però Tabucchi non ci dà una spiegazione, almeno qui non ho trovato il curatore, e Tabucchi merita di essere citato, perché Tabucchi è il curatore, il traduttore, il curatore principale, fondamentale studioso di Pessoa in Italia. Tabucchi era innamorato del Portogallo in sé e di Pessoa in particolare, quindi viveva lì prevalentemente lì, un po' a Roma e un po' a Portogallo. Sì. Volevo provare qui questa a mettere. Un basso sottofondo musicale con questa ciclica. Sentire il tutto in tutte le maniere, vivere tutto da tutte le parti, essere la stessa cosa in tutti i modi possibili allo stesso tempo, realizzare in sé tutta l'umanità di tutti i momenti, in un solo momento diffuso, profuso, completo e distante. Io voglio essere sempre quello con cui simpatizzo. Io divento sempre, prima o poi, quello con cui simpatizzo, sia una pietra o un'ansia, sia un fiore o un'idea astratta, sia una folla o un modo di capire Dio. E io simpatizzo con tutto, vivo di tutto, in tutto. Mi sono simpatici gli uomini superiori, perché sono superiori, e mi sono simpatici gli uomini inferiori, perché sono superiori anch'essi. Perché essere inferiore è diverso da essere superiore, e perciò è una superiorità in certi momenti di visione. Simpatizzo con alcuni uomini per le loro qualità di carattere, e simpatizzo con altri per la mancanza di queste qualità, e con altri ancora simpatizzo perché simpatizzo con loro. E ci sono momenti assolutamente organici in cui costoro sono tutti gli uomini. Sì, poiché sono re assoluto nella mia simpatia, basta che essa esista perché abbia ragione di esistere. Stringo al mio petto ansante in un abbraccio commosso, nello stesso abbraccio commosso, l'uomo che dà la camicia al povero che non conosce, il soldato che muore per la patria senza sapere cos'è la patria, e il matricida, il fratricida, l'incestuoso, il violentatore di bambini, il brigante di strada, il corsaro dei mari, il borsaiolo, il complice che aspetta nei vicoli. Tutti sono la mia amante prediletta, almeno un momento nella vita. Bacio sulla bocca tutte le prostitute, bacio sugli occhi tutti i souteneurs. La mia passività giace ai piedi di tutti gli assassini. E la mia cappa alla spagnola nasconde la fuga di tutti i ladri. Tutto è la ragione di essere della mia vita. Ho commesso tutti i crimini, ho vissuto dentro tutti i crimini. Io stesso sono stato non questo o quello nel vizio, ma lo stesso vizio, persona, praticato fra essi. E queste sono le ore più arco di trionfo della mia vita. Mi sono moltiplicato per sentirmi. Per sentirmi ho dovuto sentire tutto, sono straripato, non ho fatto altro che traboccarmi, mi sono spogliato, mi sono dato, e in ogni angolo della mia anima c'è un altare a un Dio differente. Le braccia di tutti gli atleti mi hanno stretto, subitamente femminile, e io solo a pensarci sono svenuto tra muscoli supposti. Furono dati sulla mia bocca i baci di tutti gli appuntamenti, sventolarono nel mio cuore i fazzoletti di tutti gli addii, tutti gli ammicchi osceni di gesti e di sguardi,
mi battono in pieno tutto il corpo con sede nei centri sessuali. Sono stato tutti gli asceti, tutti messi da parte, tutti dimenticati e tutti i pederasti, assolutamente tutti, e non è mancato nessuno. Rendezvous in rosso e nero nel fondo inferno della mia anima. Ecco, è un'ottica così onnicomprensiva, in fondo anche Pessoa unisce il dettaglio all'assoluto, ma in modo diverso. Meno legato alla quotidianità, alla realtà. Infatti pensavo che è un bel accoppiamento, in fondo. Vedo che qualcuno a cui piace molto la Zimbosca. Sì, qualcuno a cui piace molto la Zimbosca e qualcuno a cui piace molto Pessoa, sempre l'assunto dovessero vivere insieme, avrebbe una relazione bella ma burrascosa. Questa tranche con una poesia un po' più breve, perché almeno è intera. Queste qui a me piacciono molto, ma c'è il problema di leggere solo una parte, che quindi potrebbe essere un po' limitativo. Questa invece è una poesia più breve che la prima volta ho letto sul muro di una pizzeria. C'era una pizzeria in Corso Raffaello che aveva questa poesia scritta, dipinta sul muro. Si intitola Trippa alla maniera di Opolo. Un giorno, in un ristorante fuori dal tempo e dallo spazio, mi servirono l'amore, come trippa fredda. Dissi delicatamente al missionario della cucina che la preferivo calda, e che la trippa, ed era alla maniera di Opolo, non si mangia mai fredda. Si irritarono con me. Non si può mai avere ragione, nemmeno al ristorante. Non mangiai, non chiesi altro, pagai il conto e me ne andai a passeggio per l'intera strada. Chi lo sa cosa vuol dire questo? Io non lo so, ed è capitato a me. So benissimo che nell'infanzia di ognuno c'è stato un giardino, privato o pubblico, del vicino. So benissimo che il fatto di giocarci era il padrone del giardino e che la tristezza è di oggi. So questo molte volte, ma se io chiesi amore, perché mi portarono trippa alla maniera di Oporto fredda? Non è un piatto che si possa mangiare freddo, ma me lo portarono freddo. Non mi lamentai, ma era freddo. Non si può mai mangiare freddo, ma arrivò freddo. Leggiamo un po' di prose, le frasi sono affidate ad Alessandra che legge dei brani. Chi leggiamo per primo? La Zimbosca. Vuoi dire tu? Sì, sono tratti da una posta letteraria, una rubrica che la Zimbosca teneva. In cui rispondeva ad aspiranti scrittori, ha tenuto in che anni, non me lo ricordo più, dal 60 al 68, in cui rispondeva a questi aspiranti scrittori che mandavano i loro testi. Appunto, sono molto belli, ne legge qualcuno, Alessandra. Come oggi da me. No, non l'ho mai letta. Sto male. Vuoi dire questi. Peccato che prima di accingersi a scrivere questa tragedia lei non abbia studiato meglio i rapporti vigenti nella Danimarca feudale. Purtroppo lei ha rinunciato alla verosimiglianza per inseguire la sensazione. Ne è un esempio evidente il fantasma del padre. Senza più palese provocazione tutta questa faccenda sanguinosa non sarebbe accaduta affatto. In quanto materialisti, riteniamo che i fantasmi non dicano mai il vero. Perciò non possiamo prestar fede a un intrigo ordito nell'aldilà e seguiamo con compassione le peripezie che ne sono derivate. Le consigliamo di leggere di più,
di recarsi più spesso in provincia e di scrivere di meno, ponendosi solo domande a cui si possa rispondere. Datemi una qualche speranza di poter essere pubblicato, o almeno qualche parola di conforto. Dopo aver letto, dobbiamo scegliere la seconda ipotesi. Attenzione dunque, la stiamo consolando. L'attende una sorte meravigliosa. La sorte del lettore, e di lettore della miglior specie, perché vi siete interessato? La sorte di amante della letteratura, il quale sarà sempre il suo partner principale, ossia non colui che deve conquistare, ma che è conquistato. Lei leggerà di tutto per il solo piacere di leggere, non per studiare gli artifici, non per chiedersi se qua e là si potrebbe scrivere meglio, eppure altrettanto bene, ma in modo diverso. Senza l'invidia, gli stati di depressione e gli attacchi di diffidenza che colgono il lettore che si cimenta con lo scrivere, Dante sarà per lei Dante, a prescindere dal fatto che avesse o non avesse una zia nella casa editrice. Di notte non si tormenterà chiedendosi perché il signor X, che non scrive in rima, è stato pubblicato, mentre lei, che ha rimato tutto quanto e contato le sillabe con le dita, non ha avuto neppure una parola di risposta. Non le importerà proprio niente delle smorfie del redattore e niente, oppure non così tanto, dei capricci delle varie fasi. Beh, poi godrà di un piccolo vantaggio. Spesso si dice scrittore mancato, mai lettore mancato. Certo, esistono schiere di lettori mancati, naturalmente lei non fa parte di quella cerchia, ma in qualche modo se la passano liscia. Se invece qualcuno scrive e la cosa non gli riesce bene, subito tutti intorno ammiccano e sospirano. In questo caso non si può far troppo affidamento, neppure sulla propria ragazza. E allora si sente come un re senza dubbio. Come diventare scrittori? Lei fa una domanda difficile e scabrosa, quanto quel ragazzino che chiedeva come si fanno i bambini, e quando la mamma gli ha detto che gliel'avrebbe spiegato più tardi, perché in quel momento era molto occupata, ha ripreso a insistere. Spiegami almeno la testa. D'accordo, anche noi cercheremo di spiegare almeno la testa. Ecco, bisogna avere un po' di talento. La Via Lattea in mezzo al cielo, misteriosa, un po' severa, si stende come un delicato velo. È difficile credere che lei, signorina, abbia 18 anni. Ne hai solo 12 e finora ti è mancato il tempo di leggere il più modesto libretto di divulgazione scientifica sulle stelle. Probabilmente anche una lettura così sarebbe stata sufficiente, perché la poesia ti sembrasse all'improvviso molto infantile e il velo cui hai paragonato la Via Lattea tirato fuori spensieratamente dal cassettone della bisnonna. Se però lei ha davvero 18 anni, credo sia meglio che le poesie le scrivano altri. Del resto non c'è di che invidiarli, perché è una vita di stenti. Simpatico. La nostra prima risposta è piuttosto drastica. Lei è una persona troppo ingenua e di buon cuore per scrivere bene. Negli abissi di uno scrittore di talento si agitano svariati demoni, e se anche sonnecchiano, o dovrebbero sonnecchiare, prima e dopo, nel momento in cui scrive svolgono invece un'intensa attività. Senza il loro aiuto, lo scrittore non potrebbe penetrare nel complicato vissuto dei propri personaggi. Nulla di ciò che è umano mi è estraneo. Oh, sotto questa massima si celano vite di santi. Primavera. Ragazze crudeli lasciano poeti per altri poeti. La conseguenza è un raddoppiato affluire alla redazione di poesie piene di rimorsi di coscienza. Mi facevo i complimenti benché avessi grandi mancamenti. B, determinazione, ma è una fatica vana, il mondo intero da me non ti terrà lontana. C, avarezza,
Non provasti dolore quando la morte mi trafisse il cuore, ma la mia anima non ti lasciava mentre il pensiero in cielo volava. Di promesse precipitose, non permetterò che la sorte infausta ti trascini nella foresta, nonché e di amabile incitamento. E una volta che sarò tuo, tu sguazza nell'occhio mio. Tutto ciò è umano e in qualche modo simpatico, ma ci si deve stupire se ogni nuova primavera desta nelle nostre anime di redattori un indefinibile sentimento di preoccupazione. Ancora. Il problema dell'assurdità della vita si lascia difficilmente svolgere nella rima lotta amara, bara. Su questo tema è meglio comunicare a segni. Lei ci chiede qual è il nostro parere su Omero. Finora ottimo. Perché è successo qualcosa. Aiuto. A questo mondo si distrugge per il continuo uso, tranne le regole grammaticali. Se ne serva con più coraggio, sì. Bastano per tutti. Bisogna prima preoccuparsi di avere qualcosa da dire. Da questo punto di vista, le sue poesie sono sterili, cosa che nessun trucco di forma potrà nascondere. Voglio essere un poeta. Una volta di più lei prende la cosa per il verso sbagliato. Di sicuro preferiamo quelli che semplicemente vogliono scrivere. Solo questo è serio. Signora, nella sua concezione la poesia è solo sublimità, eternità, sospiro e gemito, con una frequenza che non troveremmo neppure negli album di poesie di giovinette di inizio secolo. Con tanta ampollosità non si può suscitare nulla nel lettore di oggi. Perfino la persona più vicina e di fiducia, sentendo una frase così, guarderà l'interlocutrice con panico, dopodiché si ricorderà all'improvviso di avere qualcosa di terribilmente urgente da sbrigare in città. Insomma, vogliamo toglierci le ali e cercare di scrivere a piedi? Lei traccia un netto confine tra bello e brutto, ma attraverso stereotipi abusati. Belle sono le farfalle e le rondini, brutti i bruchi e i pipistrelli. Naturalmente lei è libero di cantare il fascino della rosa, ma perché proprio a spese dell'ortica? E le scimmie? Forse è vero che sembrano laide in confronto alle persone che ci piacciono particolarmente, ma confrontate al resto, queste creature non ci guadagnano e di molto. Per noi, ad esempio, gli occhi di una femmina di babbuino hanno la stessa bellezza nostalgica degli occhi di Michel Morgan. Lei vuole essere poetessa, ma non osserva. I medici sono messi bene, possono sempre prescrivere delle pillole. Per il nostro settore l'industria farmaceutica non ha inventato nulla. Consigliamo quindi grammatica di lingua polacca 3 volte al dì dopo i pasti. Relazione dall'ospedale. Tirammo a sorte chi ci doveva andare. Toccò a me. Mi alzai dal tavolino. L'ora della visita in ospedale si avvicinava. Non rispose nulla al mio saluto. Volevo prendergli la mano. La ritrasse come un cane affamato che non molla l'osso. Sembrava vergognarsi di morire. Non so cosa si dica a uno come lui.
Gli sguardi divergevano come in un fotomontaggio. Non disse né resta né va via. Non chiese di nessuno del nostro tavolino, né di te Olek, né di te Tolek, né di te Lolek. Mi venne il mal di testa. Chi stava morendo? A chi? Lo davo la medicina e le tre violette nel bicchiere. Raccontavo del sole e mi spegnevo. Che bellezza le scale da scendere di corsa, che bellezza il portone che si apre, che bellezza voi in attesa al tavolino. L'odore dell'ospedale mi fa venire in nausea. Ritorno. È primavera e riecco gli uccelli troppo presto. Rallegrati, ho ragione, anche l'istinto sbaglia. Si imbambola, non vede e cadono nella neve e periscono miseramente in modo inadeguato alla struttura della loro laringe, delle splendide unghiette e oneste cartilagine e coscienziose membrane e bacino del cuore e labirinto dei visceri, navata delle costole e vertebre in splendida infilata, penne degne d'un museo dei mestieri e becco di certosina pazienza. Questo non è un lamento, è solo indignazione che un angelo di reale proteina, un volatore con ghiandole da cantico dei cantici, singolo nell'aria, incalcolabile nella mano, tessuto dopo tessuto annodato in unità di luogo e tempo, come un dramma classico tra gli applausi delle ali, cada e giaccia accanto a una pietra che nel suo modo arcaico e rozzo vede la vita come tentativi falliti. La prima fotografia di Hitler. E chi è questo pupo in vestina? Ma è Adolfino, il figlio dei signori Hitler. Diventerà forse un dottore in legge o un tenore dell'opera di Vienna? Ma di chi è questa manina? Di chi gli occhiettini? Il nasino? Di chi il pancino pieno di latte? Ancora non si sa. Un tipografo, un mercante, un prete? Dove andranno queste buffe gambette? Dove? Al giardinetto, a scuola, in ufficio, alle nozze, magari con la figlia del borgomastro? Bebè, angioletto, tesoruccio, piccolo raggio, quando veniva al mondo un anno fa non mancavano segni nel cielo e sulla terra. Un sole primaverile, gerani nelle finestre, musica d'organetto nel cortile, un fausto presagio nella carta velina rosa. Prima del parto un sogno profetico della madre. Se sogni un colombo è una lieta novella. Se lo acchiappi arriverà chi hai lungamente atteso. Toc toc, chi è? È il cuoricino di Adolfino. Ciucciotto, pannolino, bavaglino, sonaglio. Il bambino, lodando Iddio e toccando ferro, è sano. Somiglia ai genitori, al gattino nel cesto, ai bambini di tutti gli altri album di famiglia. Beh, adesso non piangeremo mica. Il fotografo farà clic sotto la tela nera. Atelier Klinger, Grabenstrasse, Braunau. E Braunau è una cittadina piccola ma dignitosa, vite solide, vicini da bene, profumo di torta e di sapone da bucato. Non si sentono cani ululare né i passi del destino. L'insegnante di storia allenta il colletto e sbadiglia sui quaderni. Ad alcuni piace la poesia, ad alcuni, cioè non a tutti, e neppure alla maggioranza, ma alla minoranza, senza contare le scuole, dove è un obbligo, e i poeti stessi, ce ne saranno forse 2 su 1000. Piace, ma piace anche la pasta in brodo, piacciono i complimenti e il colore azzurro, piace una vecchia sciarpa, piace averla vinta, piace accarezzare il cane. La poesia. Ma cos'è mai la poesia? Più di una risposta incerta è stata già data in proposito. Ma io non lo so,
Non lo so e mi aggrappo a questo come all'ancora di un corrimano. Qualche parola sull'anima. L'anima la si ha ogni tanto, nessuno la ha sempre, di continuo. Giorno dopo giorno, anno dopo anno, possono passare senza di lei. A volte nidifica un po' più a lungo solo in estasi e paure dell'infanzia, a volte solo nello stupore dell'essere vecchi. Di rado ci dà una mano in occupazioni faticose come spostare mobili, portare valigie o percorrere le strade con scarpe strette. Quando si compilano moduli e si trita la carne, di regola, al suo giorno libero. Su mille nostre conversazioni partecipa una, e anche questo non necessariamente, poiché preferisce il silenzio. Quando il corpo comincia a dolerci e dolerci, smonta di turno alla chetichella. È schifiltosa. Non le piace vederci nella folla, il nostro lottare per un vantaggio qualunque e lo strepito degli affari la disgustano. Gioia e tristezza non sono per lei due sentimenti diversi. È presente accanto a noi solo quando essi sono uniti. Possiamo contare su di lei quando non siamo sicuri di niente e curiosi di tutto. Tra gli oggetti materiali le piacciono gli orologi a pendolo e gli specchi, che lavorano con zelo anche quando nessuno guarda. Non dice da dove viene e quando sparirà di nuovo, ma aspetta chiaramente simili domande. Si direbbe che, così come lei a noi, anche noi siamo necessari a lei per qualche cosa. L'epitaffio, che si è scritta la Simborska. Qui giace come virgola antiquata l'autrice di qualche poesia. La terra l'ha degnata dell'eterno riposo, sebbene la defunta dai gruppi letterari stesse ben distante. E anche sulla tomba di meglio non c'è niente di queste poche righe, d'un gufo e la bardana. Estrai dalla borsa il tuo personal, passante. E sulla sorte di Simborska medita un istante. Nessuno ha scritto molto anche in prosa, come in quel tavolo ci sono libri di poesie, di prosa, per chi volesse rifornirsi. E questa è una sua propria, una lunga, una più breve, quella breve un po' sul carattere di corto che facciamo prima la breve? Uguale. Vabbè, la prima. Secondo me, il mio egoismo è la superficie della mia delizione. Il mio spirito vive costantemente nello studio e nell'attenzione per la verità. E nello scrupolo di lasciare, nel momento in cui svestirò l'abito che mi lega a questo mondo, un'opera che serva al progresso e al bene dell'umanità. Riconosco che il senso intellettuale che questo servizio dell'umanità assume in me, in virtù del mio temperamento, mi allontana spesso dalle piccole manifestazioni che rivelano generalmente lo spirito umanitario. Gli atti di carità, la dedizione per così dire quotidiana, sono cose che raramente appaiono in me, sebbene non ci sia niente in me che rappresenti la loro negazione. In ogni caso riconosco, per giustizia verso me stesso, che non sono più egoista della maggior parte degli individui e lo sono molto meno della maggior parte dei miei colleghi nelle arti e nelle lettere. Sembro egoista a coloro che per un egoismo che li assorbe esigono la dedizione degli altri come un tributo. Ogni vera emozione
è una menzogna dell'intelligenza, perché non si realizza in questa. Ogni vera emozione ha pertanto una espressione falsa. Esprimersi è dire ciò che non si sente. Ora ho capito che ci sono pochissimi libri utili, anche in alcune materie tecniche alle quali io possa essere interessato. Ho scoperto che la lettura è un modo servile di sognare. Se devo sognare, perché non sognare i miei stessi sogni? Sono sempre più solo, più abbandonato. A poco mi si spezzano tutti i legami. Presto rimarrò solo. Il mio male peggiore è di non riuscire mai a dimenticare la mia presenza metafisica nella vita. Di qui la timidezza trascendentale che terrorizza tutti i miei gesti, che toglie a tutte le mie frasi la linfa della semplicità, dell'emozione diretta. C'è tra me e il mondo una nebbia che mi impedisce di vedere le cose come sono veramente, come sono per gli altri. Lo sento. Non trovo difficoltà a definirmi. Sono un temperamento femminile con un'intelligenza maschile. La mia sensibilità e i movimenti che ne scaturiscono, ed è in questo che consistono il temperamento e la sua espressione, sono femminili. Le mie facoltà di relazione, l'intelligenza e la volontà, che è l'intelligenza dell'impulso, sono maschili. E poi c'è questo sui portoghesi e gli spagnoli. Sì. Potremmo chiedere un'opinione a lui, se si identifica in questa caratterizzazione del portoghese, credo che sia più riferita ad altro, la mette così. Poiché siamo portoghesi, è bene sapere ciò che siamo. A. Adattabilità, che a livello mentale dà l'instabilità e perciò la diversificazione dell'individuo entro se stesso. Il buon portoghese è varie persone. B. Il predominio dell'emozione sulla passione. Siamo teneri e poco intensi, al contrario degli spagnoli, i nostri contrari assoluti, che sono appassionati e freddi. No, sì. Questo fa parte, se non mi sbaglio, di un libricino con delle analisi. Sì, delle annotazioni. Sì, lì in quel libricino ci sono delle genialate che ha scritto, penso, negli anni 20, che poi... Sì, è assolutamente vero, infatti c'è un odio reciproco tra i due popoli, che ovviamente anche il suo aveva, essendo una persona saggia, degli spagnoli, perché appunto sono troppo diversi, Gli spagnoli hanno un rapporto futile con la vita, che hanno... ma è vero, è così. Che è quello che dice lui, sono appassionati però freddi, che è una cosa che gioca, e per cui lui si è riputato addosso, giustamente, diciamo, li attaccava giustamente. Anche Marco non pagava di credere. È così, sono veramente caratteristiche dei due popoli, poi sono caratteristiche generali. Allora leggiamo le ultime due poesie di questo maledetto portoghese. Anche in quest'ultimo giro leggerei una parte di una poesia più lunga e poi invece una poesia intera per concludere. Una parte della poesia intitolata La Baccheria, sempre di Alvaro De Campos. Prendo una parte a un certo punto della poesia che mi pare possa istare. Schiavi cardiaci delle stelle, abbiamo conquistato il mondo prima di alzarci dal letto, ma ci siamo svegliati ed esso è opaco, ci siamo alzati ed esso è estraneo, siamo usciti di casa ed esso è la terra intera, più il sistema solare e la via lattea e l'indefinito. Mangia i cioccolatini, piccola, mangia i cioccolatini, bada che al mondo non c'è altra metafisica che la cioccolata.
Bada che tutte le religioni non insegnano di più della confetteria. Mangia, bambina sporca, mangia. Potessi io mangiare cioccolata con la stessa verità con cui mangi tu. Ma io penso che quando tolgo la carta argentata, che poi è di Stagnola, butto tutto per terra come ho buttato la vita. Ma almeno resta, per l'amarezza di ciò che mai sarò, la calligrafia rapida di questi versi, portico rotto sull'impossibile. Ma almeno riservo a me stesso un disprezzo senza lacrime, nobile almeno nel gesto ampio con cui getto i panni sporchi che io sono, senza elenco, sul decorso delle cose, e resto in casa senza camicia. L'ultima che leggiamo è il titolo in inglese, Oxford Now. Questa è un'osservazione che si può fare, essendo vissuto da giovane a lungo in Sudafrica, adesso ha imparato e interpretato bene anche la lingua inglese, infatti le prime cose che ha scritto in inglese, ha scritto anche cose in inglese, che poi non sono le più importanti che ha scritto, comunque si è cimentato anche con la lingua inglese, che era quasi una seconda lingua. Essendo stato in un paese anglofono per un periodo importante, dai 7-8 anni, quasi 20, 17-18, comunque una decina d'anni. Oxford Now, però è solo il titolo, questa poesia in portoghese, io la leggo in italiano. Voglio il bene e voglio il male e in fondo non voglio niente. Sono mal coricato sulla destra e mal coricato sulla sinistra e mal coricato sulla coscienza di esistere. Sto universalmente male, metafisicamente male, ma il peggio è che mi duole la testa. Questo è più grave del significato dell'universo. Una volta, vicino a Oxford, durante una passeggiata campestre, vidi innalzarsi dalla curva della strada, nella distanza prossima, la vecchia torre di una chiesa, sopra le case del villaggio o cittadina. Mi restò fotografico quell'incidente nullo, come una ruga trasversale che rovina la piega dei pantaloni. Ora viene a proposito. Dalla strada io prevedevo spiritualità a quella torre di chiesa, che era la fede di tutte le ere e l'efficace carità. Dalla cittadina, quando vi arrivai, la torre della chiesa era la torre della chiesa e oltretutto stava là. Si è felici in Australia, purché non ci si vada. Se ci sono domande probabilmente non siamo in grado di farlo. Dopo aver letto questi poeti non scriveremo più. Forse c'è ancora qualcosa da mangiare, se non si qualche richiesta, qualche domanda. Se una poesia, mi ricordo quella del curriculum famosa della Zimborska, che era bellina, mi ricordo, magari se è possibile, come che, cioè, istruzioni per compilare un curriculum, era una cosa utile oggi, infatti. Scrivere una domanda e alla domanda allegare il curriculum.
a prescindere da quanto sia vissuto, il curriculum dovrebbe essere breve. È d'obbligo concisione e selezione dei fatti, cambiare paesaggi in indirizzi e malcerti ricordi in date fisse. Di tutti gli amori basta quello coniugale e dei bambini solo quelli nati. Conta di più chi ti conosce di chi conosci tu, i viaggi solo se all'estero. L'appartenenza a un che ma senza perché, onorificenze senza motivazione. Scrivi come se non parlassi mai con te stesso e ti evitassi. Sorvola sui cani, gatti e uccelli, cianfrusaglie del passato, amici e sogni. Meglio il prezzo che il valore e il titolo che il contenuto. Meglio il numero di scarpa che non dove va colui per cui ti scambiano. Aggiungi una foto con l'orecchio in vista. È la tua forma che conta, non ciò che sente. Cosa si sente? Il fragore delle macchine che tritano la carta. Scusate, visto che avete letto bellissime queste poesie di Tarassi Bosca e di Pessoa, avete la possibilità di trovare un elemento di congiunzione tra questi due autori? Hanno qualcosa in comune, pur essendo di epoche diverse? Hanno, secondo me, proprio l'attenzione alla metafisica. Ce l'hanno entrambi, sì, effettivamente. In modo diverso, ma ce l'hanno. Siccome ho parlato alla radio qualcosa come 3 mesi su Pessoa, sul Fausto di Pessoa, che è una delle cose più belle, è una tragedia soggettiva, dice lui, no? Va bene? Dico solo 2 versi soltanto, per dare il senso così. Dice, basta che sia breve e transitoria la vita perché sia sogno. Come a colui che sogna pesa oscuramente la pena sicura di doversi svegliare, a me la morte spaventa più perché mi ruba il sogno e mi consegna la realtà che in quanto morte. No, questa tragedia di una bellezza e di una profondità dove c'è questa componente metafisica di natura quasi da sofista, infatti spesso parla di Gorgia, no? Il grande. Forse la Simbosca si fa più domande, cioè, sì. Infatti nelle sue poesie ci sono moltissimi punti di domanda. Sì, ma anche qui due domande ne voglia, in quantità. Pessoa, secondo me, esprime più dei concetti, delle sue idee, mentre lei si fa delle domande che lascia aperte. Sì, è più filosofico lui sicuramente, ha una componente più filosofica, non a caso che il nostro Pessoa ha scritto una poesia bellissima su Leopardi, guarda caso, no? Ed è una cosa, insomma, è un autore del Novecento, del primo Novecento, che è di una profondità, di una complessità, va bene, che può sembrare un po' così scettico, il scetticismo c'è a Quintali, però sotto sotto c'è una verità profonda che si può cogliere veramente. Ma guardi che anche la Simbosca, sì, certo, nonostante l'apparenza leggera, sì, ironica, sì, ha uno spessore concettuale molto profondo. Sono questo che la rende, secondo me, eccezionale, che comunque te la leggi. E comunque c'è sicuramente un salto verso l'assoluto in entrambi. Sì, che la Simbosca può partire da questo bicchiere e da questo bicchiere assolutamente reale nelle sue mani arriva uno scenario intorno, uno scenario assoluto. Pessoa parte da questo bicchiere, incomincia col pensare che questo bicchiere non c'è, non è un bicchiere, e da lì arriva poi più o meno alle stesse altezze. Sì, è più comune. C'è un diverso modo di vivere e di non vivere, diciamo. In fondo in Pessoa c'è questa continua ossessiva attenzione alla percezione, c'è un punto della poesia che adesso non saprei ritrovare in questo momento, comunque qui dice che il suo concetto di realtà è a monte della realtà, cioè per lui un bicchiere appoggiato sul tavolo e un bicchiere immaginato hanno la stessa realtà, perché entrambi sono davanti agli occhi di Dio, dice in quella. Invece la Simbosca ha un rapporto molto forte con la realtà, cioè, nella sua poesia c'è appunto questo grande stupore, questa grande meraviglia è per la realtà, cioè per lei il miracolo è la realtà. Sì, però anche in Pessoa naturalmente
Il bicchiere pensato può essere pensato in quanto si è stati prima in contatto con un bicchiere reale, però c'è qualcosa di diverso perché... C'è un'espressione che ripete, si ripete sempre Pessoa, no? Dice tutto trascende tutto. Va bene, c'è questa idea. Forse nella Sibosca potrebbe dire tutto immanente, verso l'immanente, in un certo senso. Senso è uguale, contrario, insomma, ma si corrispondono abbastanza. È più concreta. Sì, sì, una donna. Sì, dire, no? Un pochino sì, Pessoa è sicuramente più... rivolto all'interno e fa passare tutto attraverso un ego che appunto il bicchiere è sempre il medesimo, però forse se Bosa passa direttamente dal bicchiere alla realtà circostante, c'è più ego, Pessoa passa, passa prima attraverso, cioè prima questo bicchiere lo fa passare dentro di sé, quando non sia più proprio un bicchiere, non sia più certo che sia un bicchiere, e poi da lì lo mette. Ma presente la Simbosca ha molto il recupero dell'individualità, dell'io, soprattutto dopo l'epoca socialista che c'è stato un po' di crisi. Ma lei, l'io non lei, Simbosca, l'io l'uomo, l'individualità come uomo. Sì, come essere come umano. Essere umano, sì. Mentre lui forse appunto più egocentrico. Sì, sì. Incentrato. Infatti lì mi riuscirà a cosa pensa. Infatti, secondo me sì. Però poi le differenza maschile come la storia era impiegato, ma ho letto nella sua biografia in una cosa civile trading si direbbe una ditta sì, però era riuscito ho letto nella sua biografia che con gli anni abbastanza era riuscito, era uno che non spendeva molto, non riusciva a lavorare solo 2 giorni alla settimana. Succede normalmente, credo la maggior parte dei poeti abbia un lavoro piuttosto lontano dalla poesia, forse è un bene perché poi dice certo, questi due piani di importanza dove l'estrazione della propria visione. Infatti oggi in Italia abbiamo un sacco no, ma parecchi poeti accademici, universitari che vivono troppo dentro la poesia, che secondo me se mandassero le loro cose alla Zimbosca le ce l'avrebbero già per disposizione. Che uccide è qualcosa ancora in portoghese, perché è molto bello di insegnare questa lingua, come rende giustizia a Pessoa, quindi scegli qualcosa da essere vuoi leggere, c'è una casa, presentava come Albert Camus che esisteva veramente, no? Qui c'è uno scambio molto divertente, non andate a leggere perché non è che cambia la vita, però con la sua eterna amante, che io penso che non sia mai stata realizzata la cosa, lui non amava. Sì, sì, cioè, non ha anche Piazzetto. Cioè, no, ragazzi, che gli stava insieme. Sì, Offelli, sono le lettere a Offelli, Offelli ogni tanto gli scriveva a dire per carità non portarti Albert Camus, suo amico, perché era veramente un rompito. Comunque, insonnia. Non durmo né spero dormir, né na morte spero dormir. Espero-me uma insônia da largura dos astros e um bocejo inútil do comprimento do mundo.
Não durmo, não posso ler quando acordo de noite, não posso escrever quando acordo de noite, não posso pensar quando acordo de noite. Meu Deus, nem posso sonhar quando acordo de noite. Ah, o ópio de ser outra pessoa qualquer. Não durmo, jazo, cadáver acordado, sentindo. E o meu sentimento é um pensamento vazio. Passam por mim, transtornadas, as coisas que me sucederam, todas aquelas de que me arrependo e me culpo. Passam por mim, transtornadas, coisas que não sucederam, todas aquelas de que me arrependo e me culpo. Passam por mim, transtornadas, coisas que não são nada, e até dessas me arrependo, me culpo e não durmo. Não tenho força para ter energia para acender um cigarro. Fito a parede fronteira do quarto como se fosse o universo. Lá fora há o silêncio dessa coisa toda. Um grande silêncio apavorante noutra ocasião qualquer. Noutra ocasião qualquer em que eu pudesse sentir. É lugar para que me fez. Questo era anche un viziato di ovvio pesare. Non era perché non esisteva, però. Beveva. Beveva, ma lei che si fatte molto di fegato. Sì. Però io dico Albert Camus era un viziato di ovvio, probabilmente anche perché psoche. Allora, poggiamo i nostri migliori saluti. Grazie. La libreria offre più o meno tutto quello che abbiamo.